Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Come state vedendo in questa immagine, oggi vi farò vedere un completo stile Lupin III che mi è stato richiesto da Yakon Ida. Mi ha chiesto se potevo far vedere questo completo e passiamo al completo ragazzi, andiamo subito a fare questo completo. Allora, innanzitutto andiamo a mettere un pantalone bianco. Ci sono vari tipi di pantalone bianco, c'è il largo e c'è quello stretto alla zompa Fossi, in pratica, nel senso che comunque stile mi sei allagata a casa, qualcosa del genere, nel senso che comunque è abbastanza corto questo tipo di pantalone qua, però non lo andiamo a scegliere bianco, almeno io, poi fate voi. Diciamo che è quello che ricorda un po' di più le sembianze di Lupin, no? Perché è abbastanza secco, con le gambe secche, il pantalone sopra la scarpa, è un po' così, insomma. A me piace questo, io scelgo questo, poi insomma voi fate voi, anche perché su internet ci sono parecchie foto di parecchie varianti di Lupin, quindi potrete scegliere come vorrete. Io ve ne sto facendo vedere una, diciamo. Poi andiamo a mettere questa camicia celeste, in teoria sarebbe blu scura, ma blu scura non l'abbiamo, è l'unica camicia possibile che possiamo mettere, diciamo che si avvicina di più è questo tipo di camicia. E poi andiamo a mettere una giacchetta rossa, che in questo caso nel gioco si chiama giacca aragosta o qualcosa del genere, che sarebbe questa, e anche questa è abbastanza somigliante al personaggio di Lupin. Diciamo che comunque ci dovremmo adattare con quello che ci avevamo, ragazzi. E io poi andrò a mettere una cravatta gialla, perché comunque mi piace gialla, ma non perché io faccia cazzi miei la metto gialla, no, perché in svariate puntate insomma si è visto Lupin con la cravatta gialla, anche se la potete mettere un lilla, insomma c'è di svariati colori. Insomma, se andate a vedere le varie foto che ci sono su Google Immagini, vedete svariati colori, però a me piace gialla perché risalta molto e ricorda molto la cosa. Adesso non ci resta che togliere gli occhiali e il cappello. Ovviamente ragazzi, scegliete una capigliatura adatta, anche perché purtroppo nel gioco non ci sono i basettoni, quindi non si può proprio imitare perfettamente, però magari possiamo fare un qualcosa di simile. Per le scarpe andiamo a vedere una scarpa nera, anche perché diciamo è nera la scarpa, e abbiamo terminato il completo ragazzi, nulla di più semplice. Questo completo è abbastanza semplice da eseguire, è una stronzata proprio, però l'effetto, insomma il risultato è abbastanza d'effetto, come state vedendo, e abbiamo il nostro Lupin III. Niente ragazzi, per questo completo è tutto, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.